Vedete, questa teoria gender sta dilagando attraverso quello che il cardinal Bagnasco ha definito un cavallo di Troia. L'idea che bisogna combattere la cosiddetta omofobia. Ma che qui le idee non sono chiarissime su che cosa sia questa omofobia. Vedete, oggi in Italia nessuna legge definisce che cos'è l'omofobia, neanche il disegno di legge Scalfarotto che vorrebbe contrastare questo fenomeno. E nessun magistrato in Italia, fino ad oggi, nessun provvedimento, ha mai definito cos'è l'omofobia. Ma vedete, non è molto simpatico questo. Se voi pensate che per la prima volta nella storia dell'ordinamento giuridico del nostro paese si sta tentando di introdurre un reato, il reato di omofobia, senza sapere cos'è. Sostenere che l'omosessualità è una condizione moralmente riprovevole, come insegna il catechismo, è omofobia, non si sa. Sostenere che il matrimonio tra persone dello stesso sesso è contro la legge naturale è omofobia, non si sa. Dipenderà da chi? Da chi? Sì, da colui che sarà chiamato a interpretare la legge. Noi sapremo se quello che abbiamo commesso è un reato al processo. Secondo la particolare personale sensibilità del singolo magistrato e della sua visione del mondo. Attenti amici, perché questo è tipico dei sistemi totalitari. Perché in uno Stato di diritto il cittadino deve sempre sapere preventivamente quali sono le conseguenze del suo comportamento, soprattutto se si tratta di conseguenze di carattere penale. Se tu fai quell'azione, rischi di detenzione. Non al processo. Io vorrei sapere se sostenere che il matrimonio omosessuale contro pure reato. Ma perché dico che il contrario è tipico dei sistemi totalitari? Perché qualcuno di voi ricorderà, per esempio, che nell'ex Unione Sovietica vigeva il famigerato reato di attività antisovietiche, i poliziani se lo ricordano. Abbiamo appena festeggiato il 25esimo anniversario del crollo del muro di Berlino. E a 25 anni dall'implosione di quel sistema totalitario, gli storici del diritto non sono ancora riusciti a ricostruire quali fossero i presupposti del concetto di antisovietic. Maria Tosa prima. Quel reato era volutamente lasciato indeterminato e generico perché era rimesso all'arbitrio del giudice. Era un mezzo per colpire gli oppositori politici. Tu finivi davanti al procuratore del popolo, cioè quello che hai fatto è antisovietico, cioè, non lo sapevo, non importa, lo sai ora, cura. Solzhenitsyn insegna. Ora vedete però, noi in Italia in realtà stiamo scivolando verso quello che io definisco il sistema britannico. Vi spiego subito cos'è, è semplicissimo. Vedete, anche in Gran Bretagna la legge non definisce cos'è la famiglia. Sapete come hanno risolto il problema? Così. Il Crown Prosecution Service, che corrisponde grosso modo alla nostra Procura della Repubblica, ha emanato una circolare e ha scritto: poiché la legge non definisce cos'è l'omofobia, noi nel perseguire questo reato ci comporteremo così. Due punti. Considereremo omofobo ogni atto percepito come tale dalla vittima o da un terzo soggetto. Guardate che la scorciatoia, e questa è una delle cause per cui c'è stata una omofobia di Street Preacher, predicatore di strada a Londra, che venivano arrestati ogni volta che leggevano le lettere di San Paolo ai Corinzi e Armani. Questa roba qui, noi la stiamo già vivendo in Italia. Io l'ho sperimentata personalmente. Quando il 20 ottobre scorso ho avuto l'opportunità di fare un confronto diretto con l'onorevole Scalfarotto al liceo scientifico Cavour di Roma, davanti a tutti i ragazzi della Romagna, è successo questo. Durante il dibattito, a un certo punto, a giustificazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso, è emerso un ragionamento. Si è detto che l'unico criterio di cui bisogna tenere conto per definire la famiglia è il sentimento.
mi permetto di dissentire. L'amore è uno dei criteri, neanche più importante, sessuale. La bipolarità sessuale, l'istinto procreativo, la finalità educativa. Ed elenco tutti i criteri che configurano anche giuridicamente una famiglia. Perché dissi, vedete, se noi teniamo come unico criterio per definire la famiglia il sentimento d'amore e facciamo capire che cos'è una famiglia al Parlamento a maggioranza, noi potremmo arrivare al paradosso di sostenere che so che 5 donne reciprocamente unite da un vincolo affettivo fanno una famiglia, perché no? O 3 donne e 3 uomini, o addirittura dissi un uomo e un cane, se noi teniamo conto dell'elemento affettivo che per gli uomini e gli animali, se l'unico criterio è non l'avessi mai detto. Scarpolotto si è alzato, mi ha puntato il dito e ha detto: vergogna, lei dà del cane a mio Federico, al mio compagno. A parte che io mi sono morso la lingua perché mi stava scappando la battuta, scusi, perché Federico non è esatto, ma esempi, tipo di donne, che quella fosse una trappola
si è scoperto il giorno dopo, quando Repubblica ha titolato così: lezione shock, due punti, insegnante di religione di Moncalieri sostiene che gli omosessuali sono malati che devono curarsi. Parte un linciaggio mediatico su tutti i giornali che potete immaginare. Per 24 giorni, questa insegnante è sottoposta a un procedimento disciplinare di inchiesta interna della scuola. 5 parlamentari della Repubblica Italiana presentano un'interrogazione al ministro istruzione contro questa insegnante. Il presidente della commissione istruzione del Senato, senatore Marcucci del PD, presenta un'interpellanza urgente al ministro dell'istruzione contro questi insegnanti. L'assessore alle pari opportunità della regione Piemonte, Monica Cerutti, ricordatevi questo nome, apre una procedura a carico di questa insegnante presso il centro antidiscriminazione regionale. Il consigliere comunale di Torino, Silvio Viale, chiede che l'insegnante sia sottoposto a un corso di rieducazione. Il vice sindaco di Moncalieri, Paolo Montagna, chiede provvedimenti esemplari a carico di questi insegnanti, licenziamento, e la dichiara indegna di essere cittadino di Moncalieri. Abbiamo scoperto che questo qui si è candidato, è diventato, ha vinto le elezioni, è diventato sindaco, ma al secondo consiglio è stato sfiduciato. Esiste una giustizia divina. Per 24 giorni questa donna non può uscire di casa. Ci prova soltanto i primi 2 giorni per andare a fare la spesa. Ma quando al supermercato viene additata da tutti come guarda l'uomo sul giornale, sta donna per avere quello si chiude e non esce di casa. Ma neanche in casa, chiusa, riesce a avere pace questa donna. Perché mentre in casa, chiusa, con sua somma sorpresa, alla televisione, durante la trasmissione La vita in diretta della RAI, si vede sbattuta la sua storia con uno psicologo che la psicanalizza in mondovisione senza averla né mai vista né mai conosciuta. Psicanalizziamo l'uomo. Dopo 24 giorni, dopo che tutti gli altri alunni della classe, interrogati uno a uno, hanno confermato la versione dell'insegnante e sbugiardato il compagno, sta donna viene completamente scagionata. Immaginate lo stato d'animo di questa qui, che per 24 giorni ha avuto il suo destino professionale nelle mani di questi ragazzi. Se i ragazzi si possono essere tutti d'accordo, era già licenziato il tronco, ha dovuto confidare sulla buona fede di questi ragazzi che fortunatamente per lei ha trionfato. La Repubblica ha ritrattato. Fermo. Dopo 24 giorni, dopo che anche Repubblica è stata costretta a dire perché vi ho raccontato questa storia? Perché nessuno ha chiesto scusa, né i politici, né i giornalisti e neanche i dirigenti scolastici. Ma sapete perché? Sapete qual è la motivazione ufficiale per cui si sono rifiutati di chiedere scusa? Che il ragazzo aveva capito così. Quello che contava non era il tenore letterale di quello che aveva detto l'insegnante, ma cosa aveva ricevuto il ragazzo. E sapete com'è finita questa storia? Che quel ragazzo è stato proposto un 10 condotta perché è vittima di questa situazione. Allora, se per qualunque altra ragione, state attenti, un ragazzo avesse calunniato un insegnante, l'avesse fatta finire in un tritacarne mediatico con questo, passate il termine, sputtanamento televisivo mondiale, fosse stato sbugiardato dai compagni, sarebbe stato sospeso minimo per 15 giorni, quindi viene premiato. Perché quello che conta è la giustizia. Guardate, potremmo andare avanti tutta la sera. C'è il caso del sacerdote di Arosio, c'è una lunga aneddotica, ma penso che avete già capito qual è il rischio della processione.